Buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda parte del Memory Safe, la cultura della sicurezza. Iniziamo intanto con un ringraziamento doveroso alla nostra collaboratrice avvocato Spriano, che ormai conoscete bene nei vari contatti di gestione dell'organizzazione. Questo pomeriggio lo abbiamo voluto dedicare, come sapete, alla premiazione delle scuole vincitrici del progetto, ma abbiamo pensato anche di fare un momento di approfondimento, di studio e anche di ipotesi di scenari futuri che possono appunto scaturire da questi progetti, dal Memory Safe e dai vostri elaborati. Per fare ciò abbiamo pensato di farci aiutare da quattro esperti in materia, esperti nelle quattro aree su cui sono stati suddivisi i progetti, i 41 progetti. Chiamo allora sul palco il dottor Daniele Aletti. È un docente, prego. Il dottor Daniele Aletti si è occupato di tutti quei progetti che riguardavano la creazione di reti, di network. È un docente, progettista e consulente scientifico. Il secondo esperto che chiamo sul palco è la dottoressa Letizia Cinganotto, ricercatrice in Dire, esperta di lingue straniere e didattica digitale. Lei si è occupata di tutti quei progetti che riguardavano la creazione di strumenti, quindi output concreti, come potevano essere le applicazioni, software, eccetera. Il terzo esperto, il dottor Francesco Vettori, anche lui ricercatore in Dire. Lui si è occupato dei progetti che riguardavano invece le prassi, procedure, buone pratiche e tutte quelle azioni che potevano portare a una realizzazione di appunto buone pratiche. L'ultimo, non per importanza, esperto che chiamiamo sul palco è il dottor Mauro Mastroddi, formatore e consulente in sicurezza, salute e ambiente, e ha studiato i progetti che portavano a un modello didattico, un modello da operare appunto all'interno delle scuole e degli istituti. Non rubo altro tempo ai nostri ospiti, ricordo solamente che lo spazio per le domande e riflessioni verrà dedicato al termine dei vari interventi. Quindi a questo punto lascio la parola al dottor Daniele Aletti. Grazie. Buonasera a tutti. Dunque, io vorrei esordire in questo modo. Se voi siete qui, evidentemente è perché siete fissi alla stella della scuola. Che significa per me e per noi la stella della scuola? Sicuramente tutti quei principi che sono riferibili a uno dei massimi sistemi della civiltà umana, e cioè quello dell'istruzione e della formazione. Ora, questi principi sono scolpiti nelle indicazioni nazionali, nei documenti ufficiali, e spesso però segnano uno iato quasi incolmabile che c'è tra l'ideale e il reale. Ora, diciamo che i progetti che io ho potuto osservare, no, di cui mi sono occupato, devo dire che, e la comunità che c'è oggi, devo dire che colmano quello iato, dandoci il senso che la scuola è, per così dire, sulla giusta rotta. Sarò ancora più incisivo rispetto a questo. Il cammino comincia col Trattato di Lisbona, e i cui pilastri fondamentali, i cui momenti fondamentali sono questi. Ci si propone di erigere una società della conoscenza attraverso l'azione di una comunità educante, la quale comunità, operando per lo sviluppo dell'autonomia intellettuale, psicologica e umana dei discenti,
possa sviluppare infine competenze, competenze che infine ricadano positivamente sulla civiltà, cioè sulla stessa società. Ora, queste diciamo sono le colonne, no, di questo territorio dell'educazione e quindi il territorio, no, finanche della sicurezza, ovvero comunità educante, autonomia, competenze, società della conoscenza. Evidentemente questa cosa noi già stiamo all'interno di questo processo. Lo stesso Indire è stato anni fa in prima linea sullo sviluppo dell'autonomia scolastica, un'autonomia che in qualche anno ha dato modo di emergere a voci che prima sarebbero rimaste nell'ombra della storia, così come sono rimaste nell'ombra della storia tutte quelle masse sconosciute che però hanno contribuito moltissimo alla storia della civiltà. Cioè, se noi pensiamo ad esempio, un esempio per tutti, l'edificazione di una cattedrale, no? Inizialmente c'è un vescovo che decide poi e quello passa alla storia, e poi l'architetto dal XIII secolo in poi, ma tutte le maestranze tecniche, artistiche che di fatto hanno costruito, hanno sfidato il cielo, ebbene quelle maestranze rimangono nei meandri, nelle pieghe dello spazio-tempo della storia. Ora, quel processo di autonomia scolastica iniziato anni fa ha fatto davvero emergere una società della conoscenza, una società che io ho qui davanti, ho, come dire, uno spaccato di quella comunità educante composta da dirigenti e da docenti che hanno dietro le spalle discenti, i quali hanno dato vita a progetti davvero di grande valore, di tanto valore, per la qualcosa io posso dire che sono stati in grado di fornire un modello, un vero e proprio paradigma del processo formativo sulla sicurezza. Ora, i pilastri della sicurezza dunque sono questi. Le scuole che io ho potuto osservare hanno dato vita a dei progetti, non si sono accordate a priori sul progetto che dovevano realizzare, ma alla fine incredibilmente si sono incastrati. E questo non è una semplice coincidenza, è una questione estremamente significativa che ha a che vedere con questa dinamica. Cioè, nel momento in cui le professionalità che sono all'interno della scuola si mettono a lavorare, colgono sicuramente i punti cardinali di una tematica, di una problematica, di una questione, in questo caso quella della sicurezza, che è fortemente importante. Ora, passando ai progetti, vedete, io ho chiamato questi quattro progetti, la prima slide mostra il territorio della sicurezza, cioè io li ho configurati su degli assi cartesiani dove l'asse della X rappresenta lo spazio e quella della Y il tempo. Sotto vedete la fenomenologia, che è l'asse della prevenzione, ovvero il Galilei con il progetto Sicuramente in Sicurezza progetta strumenti che mettono in correlazione scuola e lavoro e che danno la possibilità di osservare, studiare e misurare tutta la casistica inerente a tale problematica. L'asse è delimitato da questa fenomenologia, da questa casistica, fino al progetto del Ceccano, come vedete, che insieme per costruire prevenzione, il quale mette in luce le buone pratiche finalizzate alla prevenzione, ovvero dall'osservazione del fenomeno, lo studio del fenomeno e lo studio di previsione
di quel fenomeno, che è un atteggiamento propriamente scientifico, in particolare, no, della sperimentazione galileiana. Sull'asse del tempo, l'asse del tempo è quello della formazione, la formazione che ha bisogno di tempo per svilupparsi, è l'asse dei principia, ovvero il progetto SOS Cypher School del Labriola, che forma gli studenti quali futuri lavoratori, e questo territorio, quest'asse si svolge fino a Luisa di Savoia, che, dove gli studenti addirittura divengono formatori e protagonisti attivi nello Student Teaching Upside Down Safety. Ora, se noi prendiamo questi due assi e li configuriamo nuovamente in una modalità, per così dire, dei punti, al modo di punti cardinali, vediamo come il cammino che le scuole hanno stabilito va dalla simulazione alla prevenzione, cioè il Galileo che utilizza un simulatore interattivo che permette di interagire su diverse tipologie di rischi, e il Ceccato che stabilisce percorsi di alternanza scuola-lavoro che mettono in atto metodologie didattiche per buone pratiche preventivi. Cioè questo è un cammino che dalla teoria conduce alla pratica, dagli aspetti teoretici della questione agli aspetti più puramente pragmatici. Sull'asse verticale, l'asse verticale invece è l'asse che va dalla formazione, che io ho chiamato forma-azione, cioè la forma dell'azione, alla azione del formatore, perché il Labriola pone in atto iniziative di tipo formativo ed informativo a carattere interattivo, no? Ai fini della formazione dello studente quale futuro lavoratore, no, alla Luisa di Savoia che dissemina nell'ambiente scolastico i principi, no, di tale formazione. Allora, adesso faccio vedere come come funziona tutto il modello, cioè questo implica la metodologia. Su questo vorrei dire una cosa importante. Quando io parlo di società della conoscenza, non sto parlando di una società tecnologicamente avanzata, semplicemente di questo, che mette in condizioni tutti, più o meno in qualsiasi momento, più o meno in qualsiasi luogo della Terra, più o meno tutti appunto, di accedere a informazioni e conoscenze. Io dico qualche cosa di molto più importante, cioè la società della conoscenza è quello che segna l'attuale, quello che segna il limite con il passato, il confine con il passato, dove non era data a tutti la possibilità di emergere. Ecco, il fatto veramente nuovo è che, come dicevo prima, quell'autonomia innescata tanti anni fa ha fatto emergere grandissime professionalità, cioè tanto grandi da essere, veri professionisti nelle scuole, che non hanno davvero nulla da invidiare a nessuno e che possono promuovere su larga scala, cioè su scala planetaria, la questione educativa. Cioè ricordiamoci che alla fine dei conti la rivoluzione più potente che si può operare sul pianeta Terra è quella dell'educazione. Non a caso un sistema che ci affligge a proposito della sicurezza, no, è quello degli attacchi terroristici, e sapete bene come funziona. Cioè funziona che il bambino viene preso in tenera età e viene sistematicamente plagiato, di modo in pratica che, se ci fate caso, non sono mai gli anziani che si fanno esplodere, ma sempre e soltanto dei piccoli che, questa è la testimonianza del bambino talebano, che praticamente da quando si sveglia a quando va a dormire gli dicono ti devi far esplodere per andare in paradiso. Noi ovviamente, al contrario di quella modalità, dobbiamo edificare un'istruzione dove crescano i bambini, gli allievi, con il cuore e la mente liberi. E questo è il compito più propriamente
specifico, intrinseco del docente. È ovvio che oggi noi possiamo accedere ad una forza maggiore grazie anche ad una strategia, ad una metodologia didattica, la quale ci rende molto più efficaci, efficienti, più potenti. E noi qui lo vediamo bene, vedete? Il simulatore attivo è una modalità, è fondamentale, è uno strumento fondamentale per la realizzazione da parte del Galilei di una web community, no? E in quanto è davvero capace, noi tutti sappiamo quanto è potente la LIM e questi strumenti come questo che stanno alle mie spalle, capace di stimolare e far dialogare gli alunni. Allo stesso modo che modalità di carattere, modalità blended di carattere interattivo sono stati funzionali alla Briola per stabilire percorsi formativi che utilizzano materiale didattico che proviene e dal mondo proveniente e dal mondo del lavoro e dal mondo della scuola. E così metodologie didattiche innovative come video, pannelli grafici e brochure informative sono servite al Ceccano per realizzare collegamenti tra scuole e lavoro di modo da dar vita veramente ad una competenza, ad una formazione che abbia a che vedere con le competenze del mondo del lavoro. Per finire con la flip teaching, la peer education del Luisa di Savoia che stabilisce dei percorsi formativi addirittura da parte degli studenti in materia, per gli altri studenti in materia di sicurezza e di salute. Ed ecco il modello finale, e questa è la cosa sorprendente, che le scuole non hanno lavorato per incastrarsi l'una con l'altra, ma alla fine offrono un modello paradigmatico del processo sulla sicurezza che veramente può essere, per così dire, replicato dalle altre istituzioni. Quindi davvero onore al merito, e lo dimostro. Allora, il Galileo con la sua azione parla soprattutto, questo strumento che fa vedere la fenomenologia e l'intera casistica, parla di sensibilizzazione. E quindi l'azione formativa e il processo comincia con la promozione all'interno dell'istituto sulla tematica della sicurezza. Il cammino è verso la formazione, dalla sensibilizzazione alla formazione, ed ecco che la Briola propone questo secondo passo con materiali didattici, documenti ufficiali sul lavoro, esercitazioni e verifiche per far sviluppare in concreto ai ragazzi, agli allievi, il senso della questione in essere. Da qui il cammino è verso la prevenzione, il che significa che bisogna uscire dalla scuola, bisogna rendere tutti quei principi di ordine teorico assolutamente pratici, e quindi avvicinando il piano dell'ideale a quello della realtà, quindi si va fuori sperimentando i processi di apprendimento perché il sapere possa essere affiancato dal saper fare. E infine l'ultimo passo è quello verso la disseminazione. Una volta che gli allievi hanno acquisito questa formazione, possono a loro volta formare, disseminare l'ambiente, ed è appunto l'ultimo passo per cui ricade nella scuola tutto il processo formativo, ma non questa volta ad opera dei docenti, ma ad opera addirittura degli studenti, che poi sarebbe il fine ultimo della didattica per competenze, che la quale pretende che i veri protagonisti siano i discenti e che i docenti facciano, che già sanno, facciano posto appunto a che cosa? L'ultimo passo, che è quello del saper essere, dove cioè i ragazzi non ripetono la lezione, ma essi stessi fanno lezione, non svolgono un colloquio semplice con il docente per dire quello che sanno, ma essi stessi rappresentano in modo efficace con gli altri, no, quello che hanno appreso. Ebbene, e qui però ricomincia il giro, perché quegli studenti che irradiano nel proprio ambiente e disseminano della propria formazione
la scuola non fanno altro che sensibilizzare l'ambiente, provocando a loro volta emulazione, e questo per chiudere il circolo virtuoso. Ecco, alla fine dei conti, da questa avventura viene fuori un modello formativo su cui sono sicuro, a volo di falco ho potuto dare un'occhiata. È evidente che tutti, essendo questi i quattro punti cardinali, tutti i progetti possono incastrarsi, se non nei punti cardinali, nei vari gradi che compongono la bussola, no? Dando veramente vita ad una possibilità concreta, ad una bussola della sicurezza, che poi rappresenta la possibilità concreta di orientarsi in materia di salute, di lavoro. Grazie. Grazie mille al dottor Aletti. Prego, passiamo la parola alla dottoressa Cinganotto. Buon pomeriggio a tutti, per me è un grande piacere essere qui oggi con voi a guidarvi in questa riflessione e valorizzazione dei progetti, appunto, nell'ambito dell'azione Memory Safe, hanno proprio hanno realizzato una serie di strumenti, di app, di software e quindi di output concreti nella sfera del digitale. Come vedete, questo appunto è il modello che ha ispirato la nostra analisi, il nostro studio e quindi è il modello su cui ci stiamo ispirando oggi per questa nostra discussione. Ovviamente è un modello olistico che non può non tener conto delle quattro, dei quattro aspetti pienamente integrati, e nello specifico appunto approfondirò l'area degli strumenti. Queste sono le scuole, la rosa delle scuole, vedete, sono tantissime, quindi proprio per motivi di tempo non potrò soffermarmi su tutte, ma ovviamente il nostro apprezzamento va complessivamente a tutte, proprio per il grande spessore di questi output, di questi prodotti, di tutti i progetti. Poi un po' più nel dettaglio ne prenderò in esame alcuni, ma soltanto a titolo esemplificativo, perché insomma veramente abbiamo avuto modo di esaminarli tutti e sono davvero espressione di quello che è il protagonismo degli studenti e quindi proprio di un grande lavoro da parte dei docenti in collaborazione con gli studenti, proprio per mettere in luce quelle che sono le competenze del XXI secolo. E quindi questo è proprio lo scenario in cui il nostro progetto, proprio l'azione Memory Safe, si colloca, lo scenario nazionale, che è quello a cui ha fatto riferimento il dottor Aletti, quindi la didattica per competenze, che ovviamente rappresenta il filo rosso sia delle indicazioni nazionali per il primo ciclo e sia delle linee guida delle indicazioni nazionali per il secondo ciclo, e quindi il PECUP degli studenti appunto della scuola secondaria di secondo grado. La didattica per competenze che mette in circolo appunto tutta una serie di approcci, vedete qui ne ho citati solo alcuni, quindi la didattica laboratoriale, l'uso flessibile degli spazi, i compiti di realtà, l'approccio attivo e ovviamente le metodologie innovative e quindi l'utilizzo delle nuove tecnologie. E quindi sono proprio le tecnologie al centro anche dell'agenda della Commissione europea. Questo è un recente meeting che si è svolto a Gothenburg il 17 novembre, quindi proprio recentissimo, dei leader di tutti i paesi del Consiglio d'Europa, che hanno proprio lanciato questa nuova agenda, un nuovo piano, un nuovo Digital Education Action Plan, che prevede proprio un uso sempre più massivo dell'innovazione del digitale nell'educazione, nell'istruzione. E sempre in ambito appunto internazionale, anche il World Economic Forum, che ha messo appunto nel 2015 questo strumento molto interessante, che mette proprio al centro dell'educazione quelle che sono le 21st century skills, le competenze del XXI, le abilità, le competenze del XXI secolo, che sono la sfida che i nostri studenti devono, proprio le sfide che i nostri studenti devono superare nella società della conoscenza a cui faceva riferimento il dottor Aletti. E come vedete,
vedete le ICT literacy, quindi la literacy in ambito di digitale, il digitale rappresenta proprio uno degli elementi cardine. E proprio a proposito del literacy, è questo un po' il nostro compito, quello di ripensare le literacy, quindi ovviamente nella digital age, in questa età digitale, i nostri studenti sono proprio chiamati a superare una serie di sfide, una serie di difficoltà, e quindi è necessario tenere in considerazione proprio una più ampia gamma di dimensioni. E in questo senso le app che vedremo, di cui si è già parlato anche molto stamattina, quindi si è già preannunciato appunto, che sono un po' l'elemento chiave dei prodotti delle scuole appunto di Memory Safe, è proprio tutto un filone proprio di ricerca in ambito internazionale che mette proprio in correlazione il digitale, quindi proprio nello specifico le app, questa è solo una rappresentazione grafica ma ce ne sono molte altre, proprio con lo sviluppo delle varie literacy nel XXI secolo. E questo perché? Perché i nostri studenti sono screenagers, sono la generazione app, sono costantemente, lo sappiamo, insomma li abbiamo visti oggi, sono costantemente con comunque dei device, la comunicazione passa attraverso uno schermo, è mediata proprio attraverso uno schermo, e questo anche nell'evoluzione che ha subito appunto il web 1.0 fino insomma al web semantico verso cui ci stiamo appunto muovendo, e i nostri studenti sono ovviamente parte attiva, protagonisti di questa evoluzione. E quindi le nostre scuole, gli ambienti di apprendimento delle nostre scuole sono sempre più una sorta di appunto ibrido, un overlapping di momenti di diciamo lezione, momenti formativi diciamo in presenza, e momenti anche virtuali. Vedete qui alcuni esempi di appunto realtà virtuale, immersiva, di uso del cloud, quindi diciamo da azioni un po' più moderate ad azioni invece più spinte sul digitale, anche in base a quelle che sono le varie infrastrutture. Però diciamo che un po' in generale le nostre scuole hanno tutte questa sorta di commistione, di ibridazione, che rende maggiormente efficace, che comunque non solo in termini di motivazione, di effetto wow dei nostri studenti, ma anche proprio in termini di migliori esiti di apprendimento. E quindi l'obiettivo è quello ovviamente di integrare le tecnologie nella didattica come un mezzo, non il fine, quindi proprio questo shift dal digitalized al digital, quindi non solo strumentale ma proprio un ripensamento delle pratiche didattiche, integrando appunto le tecnologie nell'azione, nel percorso formativo in tutte le sue fasi. Andiamo subito nel concreto, andiamo subito a vedere appunto come le scuole di Memory Safe abbiano diciamo integrato tutto ciò che brevemente appunto vi ho illustrato e concretizzato quindi proprio nei loro prodotti. Diciamo che ho sintetizzato tre categorie che sono un po' diciamo le principali, ma ce ne sarebbero molte altre, ma proprio per cercare di in qualche modo appunto anche dato il numero delle scuole, le categorie appunto di prodotti che rappresentano gli output di questi progetti. Appunto sicuramente le app che rappresentano, insomma il mobile è un po' appunto la sfida, la nuova sfida del digitale, proprio perché permette l'apprendimento in ogni luogo, in ogni momento, quindi un po' anche proprio on demand, quindi rappresenta proprio la sfida dell'educazione anche integrando formale di informale, quindi questo è il passaggio di grande impatto, perché appunto è il mondo del digitale, dell'informale, che entra a pieno titolo nell'educazione, nell'istruzione istituzionalizzata e formale. Le piattaforme multimediali, che praticamente sono appunto diciamo piattaforme di vario genere, sia dai learning management system e content management system, ma comunque di varie tipologie, e che al loro interno integrano una serie di strumenti e anche app e altre applicazioni. La gamification
Education, Serious Game. Il Game Based Learning rappresenta un importante momento, della, momento formativo che sta sempre più prendendo piede proprio nelle, nelle nostre scuole per il, proprio il forte impatto che può avere proprio in termini di stimolo, di motivazione e non solo come competizione, ma una competizione sana, una competizione formativa che porta proprio i nostri studenti anche spesso in, in, attraverso la collaborazione, attraverso la peer education a cui appunto faceva riferimento il dottor Aletti, quindi li porta a spingersi sempre al di là di quelli che sono i, i loro limiti, quindi cercando di proprio raggiungere degli obiettivi che sono obiettivi tra l'altro tangibili in contesti simulati. Quindi la, diciamo la, il valore aggiunto della, della gamification, delle serious games che vediamo anche nei nostri nei prodotti appunto delle scuole è proprio questa la possibilità di svolgere attività di role playing, attività proprio di simulazione, quindi il, l'apprendimento in contesti simulati e quindi diciamo in qualche modo contesti protetti ovviamente ha una grande efficacia perché lo studente riesce anche a superare quelle che sono le barriere emotive, quindi a diciamo realmente mettersi in gioco e quindi ovviamente maturando delle, sviluppando quelle che sono appunto queste competenze, queste literacy del, del XXI secolo. Andiamo a vedere qualche esempio, appunto ho diciamo sintetizzato alcune, ripeto insomma sono, ne abbiamo tutte quante veramente esaminate, abbiamo apprezzato il valore anche molto diversificato delle varie, appunto del, dei vari prodotti tecnologici che sono veramente di grande, grande pregio, quindi non me ne vogliate se appunto non per motivi di tempo insomma non, non sono riuscita a diciamo riprendere tutte le varie, i vari prodotti, i vari, dei vari progetti. Ecco, solo così a titolo esemplificativo, qui troviamo appunto questo nella, nella LIS Costanzo, apprendere salute e sicurezza a scuola, appunto la produzione di, una, di un'app specifica appunto per il cellulare. Quindi sappiamo come appunto anche il Ministero abbia diciamo superato il limite che veniva posto proprio l'uso del cellulare in classe, quindi diciamo concretamente vediamo il cellulare entrare appunto in classe attraverso questa appunto l'uso di questa app specifica appunto sui temi della salute e della sicurezza. Qui troviamo proprio la appunto vi dicevo questo questo intreccio tra app e gamification che sembra essere proprio un binomio vincente. Quindi proprio la nel caso ecco del del Sobrero e della Maldi queste queste app praticamente permettono di mettere in campo appunto dei case history, il problem solving e quindi proprio la, la, la gamification in maniera anche abbastanza diciamo spinta in quest'ottica di wide learning e lifelong learning, quindi è una prospettiva di apprendimento appunto nella, anche proprio in ottica di lifelong learning. E quest'altra appunto applicazione SicurApp ha visto poi la, diciamo, il coinvolgimento anche degli stakeholder del territorio e quindi insomma anche insomma, in questo caso un, un'app di grande pregio. Molti intrecci appunto interessanti tra le piattaforme multimediali e la gamification, quindi appunto l'uso del game-based learning abbinato appunto alle piattaforme multimediali. Nel caso dell'IS Morante di Firenze troviamo questo animated-based safety education dove c'è appunto la creazione di questa piattaforma ipermediale che utilizza l'uso dei cartoni animati e proprio attraverso i cartoni animati si prende, diciamo, si anima questo serious game in cui appunto i ragazzi hanno la possibilità di prendere visione appunto delle animazioni e poi di svolgere loro stessi questi giochi di ruolo in ambiente simulato e quindi diciamo accumulando punti, superando insomma delle difficoltà e ovviamente sulle tematiche relative alla, alla sicurezza.
Concludo con questo esempio che, ripeto, è insomma un esemplificativo, ma non vuol togliere nulla assolutamente agli altri progetti. Sicuri insieme, anche qui c'è questa, quindi l'ISE di Cosenza, che praticamente ha questo intreccio tra piattaforme e gamification e tra l'altro l'uso appunto della ICT Pedagogy, e quindi attraverso la piattaforma, ancora una volta appunto questo gioco, questa simulazione, questo serious game, in cui gli studenti prendono proprio, possono diciamo entrare direttamente e quindi vedete prendere proprio le vesti del personaggio, dell'avatar, e la cosa interessante è che si tratta di un open educational resource, nel senso che possono tutte le scuole, tutti i docenti possono iscriversi, quindi diciamo il grande valore aggiunto anche di questi prodotti è proprio la condivisione con quella che è la più ampia comunità educante, quindi la possibilità di proprio partecipare direttamente, di iscriversi e di iscrivere le proprie scuole, quindi anche proprio la condivisione sicuramente rappresenta un momento di arricchimento per tutti. E quindi è appunto questa piattaforma cross-mediale, proprio perché va a integrare tutta una serie di elementi, di infrastrutture tecnologiche di grande rilievo. Quindi possiamo dire che proprio attraverso questi progetti, questi prodotti, questi output che appunto solo così molto sommariamente vi ho illustrato, abbiamo proprio appunto messo in campo questa che è la cross-medialità, la convergenza digitale di cui parlava Steve Jobs, quindi questa possibilità di mettere in connessione tra loro mezzi diversi di comunicazione grazie alle piattaforme digitali, declinando l'informazione nei suoi diversi formati e nei suoi diversi canali, quindi proprio una sinergia di canali, di strumenti, di formati che proprio va a creare questo digital hub, questa convergenza digitale che rappresenta un po' diciamo il valore trasversale di tutti questi progetti, a cui vanno ancora una volta i nostri complimenti. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Cinganotto. Passiamo al dottor Francesco Vettori, che appunto si è occupato, come ricordo, dei progetti riguardanti le prassi, le buone pratiche e le procedure. Prego. Sì, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, un intervento che vorrebbe chiarire almeno quattro punti. Allora, che cosa intendere per cultura della sicurezza? Quali sono le implicazioni quindi di un intervento che adimira la cultura della sicurezza prima di tutto? Infine, cercare di proporre come integrare sapere normativo e protocollare senza appiattirsi su quello che è sapere normativo e protocollare, e infine cercare di proporre quali sviluppi futuri per i progetti vincitori. A dire la verità, io mi accontenterei anche soltanto di aver chiarito un po' meglio che cosa intendere per cultura della sicurezza, almeno come l'abbiamo condivisa noi col gruppo di lavoro più o meno che ha fatto capo a Fausto Benedetti e anche poi per gli aspetti operativi a Valerio Giangrande. Allora, intanto per levare fraintendimenti, ho detto di integrazione degli aspetti protocollari, non di sottovalutazione. Sono il primo a riconoscere che appunto quando si tratta di questioni legate alla sicurezza, come leggete qui, la specializzazione, il bisogno di protocolli, il bisogno di comportamenti assolutamente normati diventa un luogo comune. Il problema è appunto integrare questi aspetti tecnici a quelli che invece sono gli aspetti più propriamente culturali. E visto che si parla di progetti nati nelle scuole, credo che gli aspetti culturali non vadano assolutamente sottovalutati. Allora, per parlare di cultura della sicurezza, almeno come l'ho intesa io, e
poi come è stata sviluppata appunto nel gruppo di lavoro, anche perché siamo stati presentati, adesso mi viene da sorridere, come esperti, però ve lo dico, io non sono assolutamente un esperto in temi di sicurezza, anzi diciamo che sono partito più o meno da, se non da zero, insomma, un sapere comune e i vostri progetti sono stati l'occasione invece per approfondire i temi legati alla sicurezza. E mi ricordo anche con piacere che venivo preso, insomma, sotto mano invece da ingegneri o tecnici professionisti che continuavano a dirmi, e questo lo dicevano loro, guardi che insomma, in tema di sicurezza non si possono proporre degli interventi saltuari, ne facciamo uno, poi ne facciamo uno l'anno prossimo. Quando si parla di sicurezza bisogna parlare, erano loro che lo dicevano, di mentalità, cioè di cultura, devono essere interventi duraturi nel tempo. Allora, io che cosa ho cercato di fare? Ho cercato di sviluppare questo tipo di concetto. Se voi guardate il logo di Memory Safe, il ragazzo, oltre a leggere un libro, sta in cima ad un albero. E questa è una cosa che ripeto. Che cosa vuol dire? Allora, vuol dire che questo progetto qua ha cercato di mettere insieme quelli che sono degli aspetti tipicamente culturali, qui insomma esemplificati col libro, a quelli che invece sono aspetti naturali esemplificati dall'albero. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando si parla di aspetti naturali c'è una parte che da un grande storico insomma, della civiltà antica, che è Jean-Pierre Vernant, sono stati definiti come collaborazione di intervallo, per cui il processo che viene messo in moto è un processo per cui l'arco temporale che parte dalla semina, dal lancio del seme, alla fruttificazione, alla raccolta del frutto, implica appunto un arco temporale in cui l'intervallo non è controllabile. Il fatto che l'arco temporale non sia controllabile e che in quell'arco temporale succeda l'essenziale, cioè la maturazione del frutto, porta appunto a parlare di aspetti naturali piuttosto che di aspetti tecnici. Va bene? Questi aspetti naturali per la cultura greca antica sono quelli che si contrappongono in termini concettuali invece al lavoro tecnico, artigianale, proprio perché l'artigiano invece progetta e realizza qualche cosa in un arco temporale di cui ha l'assoluto controllo. Quando si parla allora di cultura e di maturazione dell'esperienza di un ragazzo, credo che insomma, tenere in conto questi aspetti sia essenziale. Ed è essenziale proprio perché quando si parla di sicurezza e di sicurezza per la vita, ancora una volta, in Grecia antica si pensava che la vita di ciascun individuo comprendesse anche le modalità, i modi, l'attuarsi della sua morte. Cioè era talmente caratteristico lo stile di vita di ciascuno, che ciascuno è caratterizzato da una morte propria. Quindi tutto questo in termini pratici e a scuola come si traduce, come si sperimenta? Io credo che si sperimenti fondamentalmente intanto nell'essere consapevoli che ci sono due modi profondamente diversi di insegnare e di apprendere. Allora, il primo, che adesso banalizzo perché il tempo è poco, è proprio quello che fa riferimento di nuovo ad un sapere che brutalmente definiamo tecnico, no? Qui cito le autorità, comunque è Platone che nel Teeteto dice sarebbe bello che all'accostarsi di qualcuno il sapere passasse, si riversasse, fluisse da chi sa a chi non sa. State attenti che questo tipo di trasmissione del sapere, consapevole o inconsapevole, è esattamente quello che scatta in situazioni di rischio, pericolo e ancora di più di panico. Cioè, non è un caso che appunto in situazioni di panico
si parli di contagio. È esattamente questo, è un comportamento, il riflesso che passa dal singolo all'intero gregge o all'intero gruppo. Ed è, per sottolinearlo ulteriormente, la stessa logica che regola il desiderio, cioè tutto quell'ambito di esperienze che non sono strettamente cognitive. Cioè qui cito un altro autore che è René Girard, e che appunto a proposito della logica del desiderio prende ad esempio il fluire dei fiumi o dei torrenti, dicendo il fiume, o meglio il torrente, o è pieno o è vuoto, non c'è una via di mezzo. E tenete presente che in situazioni appunto di pericolo e di panico sono questi i meccanismi che scattano. Questa immagine può essere confrontata con quella di prima, perché? Perché di nuovo si riferisce, adesso cercherò di spiegarvela, si riferisce ad un ambito naturale, perché allora se voi vedete questa, il personaggio sulla vostra sinistra è Amaltea, è la capra Amaltea che vedete lì sotto. Amaltea poi è passata alla storia per aver nutrito Zeus e per averlo protetto. Dall'altra parte invece c'è il dio Pan, è proprio il dio naturale, il dio del panico. Che cosa succede? Che Amaltea nutre Zeus e nel contempo lo protegge. Lo protegge in una situazione di pericolo rappresentata lì dal serpente, e poi lo protegge soprattutto perché Amaltea, secondo la storia insomma mitica, fu la persona a cui Zeus fanciullo fu affidato per sfuggire dal padre Crono, che, se ricordate, mangiava i propri figli. Che cosa vorrei sottolineare di questa immagine? Il fatto che ciò che ci nutre è poi ciò che ci protegge. Quello che ci dovrebbe nutrire è la cultura, cioè la mentalità, è la cultura della sicurezza. Sì, e qua sottolineavo che la pelle della capra, come la pelle del dio Pan, che poi è il capro che governa l'intero gregge, è ciò che poi si trasforma nell'egida, cioè nella protezione. Di nuovo, sono gli aspetti naturali che molto probabilmente ci aiutano in situazioni di panico, proteggendoci, però sono aspetti naturali, qui si aprirebbe una parentesi sterminata, sono quegli aspetti naturali che naturalmente sono condizionati dalla nostra cultura. Allora, Platone dice, e non ci capita così per tutte le cose che noi conosciamo o non conosciamo, no, non ci capita così, allora il punto qual è? Ancora una volta, Platone dice, le cose o si conoscono o non si conoscono, ma non è vero, perché in un contesto educativo, in un contesto culturale, quel che conta invece è l'apprendere e il dimenticare, cioè il processo di apprendimento, il processo di formazione, il processo culturale, è un processo intermedio, è qui che deve scattare, diciamo, la consapevolezza. Non è vero che o si conosce o non si conosce, se noi puntiamo sulla cultura e sull'apprendimento sono processi intermedi. E tutto questo poi si è, diciamo, tradotto in un'abitudine. Abitudine è il termine italiano che vorrebbe tradurre l'habitus di cui parla Aristotele. Insomma, per farla più semplice di quel che è, la nostra abitudine per il tema che noi stiamo trattando significa che abbiamo certamente una percezione del rischio e del pericolo che varia fortissimamente da tempo a tempo, da spazio a spazio, e soprattutto si è capito da classe sociale a classe sociale. Per cui non è assolutamente vero che la percezione del rischio e del pericolo è sempre uguale. E anzi, tutto questo si vorrebbe tradurre in uno stile di vita di cui la consapevolezza culturale del pericolo è una delle prime acquisizioni.
Io dovevo, come gli altri, più o meno citare i progetti che insomma si sono distinti. Io li vorrei invece citare tutti quanti, perché credo che tutti quanti insomma meritino una citazione e si possano riconoscere poi in tutto quello che è stato detto stamattina e oggi pomeriggio. Per cui citerei l'Istituto dell'Edda di Lecce, che ha insomma ha realizzato un progetto che admira la cultura, come così anche il Sant'Elia di Brindisi, che invece si è interessato di più delle buone pratiche, ma anche il Tosi di Bustarsizio, che ha cercato di coinvolgere tutti i cicli dell'istruzione, il Berenini di Fidenza, che si è interessato e ha puntato sulla interdisciplinarietà, così come il Ferrari di Battipaglia sulle competenze trasversali, il Darwin di Roma, che ha puntato sullo stile di vita dei singoli scolari, e così come il Fiorentino di Battipaglia, che ha cercato di integrare la scuola e il mondo del lavoro, ma anche Galvani di Milano, che si è interessato di apprendimento attivo, e così gli ultimi due progetti, cioè il Castronovo di Potenza e Federico II di Enna, che hanno di nuovo cercato di integrare la scuola al mondo del lavoro e passare da un apprendimento semplicemente diciamo passivo invece ad un apprendimento che coinvolgesse il più possibile gli studenti. Grazie. Grazie mille al dottor Vettori. La parola a questo punto al dottor Mauro Mastroddi, che si è occupato dell'area dei modelli didattici e di ricerca, ovviamente si intende. Sì, prego. Buon pomeriggio a tutti. Due punti iniziali, due ringraziamenti a Indire nella persona del presidente Galli, e un ringraziamento caloroso anche a voi docenti. Ho avuto l'opportunità di seguire i diversi progetti che si collocavano nell'ambito dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, e ho appreso molto dalle vostre domande, dalle vostre curiosità. Ecco, per questo vi ringrazio molto. I modelli, nell'uso scientifico del termine, hanno la peculiarità di rappresentare e descrivere dei fenomeni in modo oggettivo. Modelli classici, quali modelli matematici o econometrici, hanno una loro base scientifica. E nella diciamo letteratura classica del diritto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e nello specifico del decreto legislativo 81, si pone alla base e al centro del decreto legislativo proprio il carattere dei modelli. Questo che viene rappresentato è il classico modello di Deming, pone e traccia le sue basi da quattro aspetti: da un aspetto legato alla pianificazione di quelle linee politiche da introdurre nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione, della protezione, le deve attuare, le porta in un ciclo continuo di controllo e di monitoraggio, e aggiungo anche di misura. Ogni modello va anche se stesso misurato, e in un riesame complessivo di come è stato attuato e quali sono state le risultanze del modello applicato. Il classico modello di salute e sicurezza sul lavoro, di gestione, il modello salute e sicurezza sul lavoro, è richiamato anche nel decreto legislativo 81, l'articolo 30, che appunto pone la sua peculiarità sugli aspetti puramente operativi, finalizzati ad assicurare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Viene richiamato nel decreto legislativo 81 un altro modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. Questo è il modello che permette alle aziende, alle strutture, agli enti di poter attuare
al fine della prevenzione dei reati di materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Anch'esso in un ciclo continuo dove vengono coinvolte ovviamente le diverse funzioni in ambito aziendale, in ambito di un ente. Questa è una rappresentazione grafica data appunto anche in questo caso del carattere sistematico che deve avere un modello di gestione nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Allora è giusto in questo contesto, in questo consenso di ricerca, di studio, farsi qualche domanda, porre qualche domanda, come poter attuare, diciamo, dei modelli sui temi della salute e sicurezza e perché? Perché noi dobbiamo fare i conti con anche, purtroppo anche con dei numeri. Questi sono dei numeri, sono 3 e 1000 l'anno, sono gli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Sono dei numeri che rappresentano comunque, come dire, una importanza, rappresentano anche in alcuni casi anche delle situazioni tragiche. Altri numeri, purtroppo, 9 e 3.500 sono gli incidenti, le vittime di incidenti stradali. Ogni anno sulle strade italiane vi sono questi numeri. E allora è giusto domandarsi se c'è un killer, e il killer è, credo, legato alla mancanza di cultura. Questo lo fa primeggiare, la mancanza di cultura fa primeggiare l'evidenza del rischio e la percezione del pericolo nei confronti appunto sia dei lavoratori che anche delle giovani, della gioventù. Il carattere culturale legato alla sicurezza, appunto la scarsità di questa cultura legata al modo in cui le persone agiscono sul luogo di lavoro, come svolgono la propria mansione, con quali atteggiamenti. Ecco, dobbiamo assolutamente capire che è utile approfondire ed introdurre il concetto della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il cambio di, come diceva anche il dottor Aletti, con il cambio di paradigma. È sufficiente, è importante dare un carattere di novità, di valore ai concetti della salute e sicurezza. Il paradigma che può aiutare a portare al centro dell'attenzione la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi un paradigma che sappia rivoluzionare il concetto esso stesso di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo è stato negli anni passati con tutte le evoluzioni e le fasi industriali. Lo sarà anche in questa, siamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione digitale. Quindi la necessità di introdurre nuovi modi di comunicare con una narrazione avvincente, con un approccio paritario, continuativo, senza porsi su una scala gerarchica superiore nei confronti di altri ambassadors, perché voi stessi, voi docenti, siete gli ambassadors della promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e per le future generazioni. E lo storytelling ha un valore importante e mi fa piacere valorizzare e segnalare appunto uno dei progetti che ho seguito, il progetto del Safety School Model di una scuola del Lazio, i quali hanno appunto messo in atto, in pratica, proprio quell'aspetto che più corrisponde ad un modello, cioè hanno coinvolto nel progetto i genitori, gli attori docenti, il personale scolastico, hanno messo al centro della loro ricerca appunto i diversi attori, che è un modo di poter coinvolgere
sicuramente è di promuovere il carattere della cultura e sicurezza sui lavori. L'aspetto organizzativo ha un suo valore nella cultura, nella promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'aspetto del paradigma organizzativo dovrà avere un carattere di sostegno alle leadership, andranno valorizzate coloro i quali avranno la sensibilità e la voglia di poter promuovere la salute sui luoghi di lavoro. Le reti avranno la loro importanza. Sarà necessario misurare l'attuazione di questi modelli, sarà sempre più importante analizzare anche i risultati e il carattere, diciamo, vincente. E allora saremo sicuramente al centro della nostra sfida se ci sentiremo i driver del progetto, di questi progetti, quindi dell'attuazione dei modelli di promozione della cultura e sicurezza sui luoghi di lavoro. E in un scenario così immaginario che ho, così mi sono riportato, in un'orchestra sinfonica dove ognuno di noi suonerà uno strumento, tutti noi sapremo andare così con la stessa nota e suoneremo un unico motivo, che è quello della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie a tutti. Grazie mille, dottor Mastroddi. Allora, mi hanno comunicato un cambio di programma molto semplice: si fa prima la premiazione delle scuole perché alcuni se ne devono andare, esatto. Quindi proseguiamo con la premiazione e poi magari dopo dedichiamo gli ultimi minuti alle domande. Chiamo ad aiutarmi la dottoressa Spriano, che prima ho citato. Questa la volevo spostare. Ok. Allora, vi chiamo in ordine con il nome del progetto e il rappresentante capofila verrà a ritirare il premio. Allora, per primo abbiamo Near Miss, pericolo scampato, grazie a ciò che ho imparato, dell'Istituto Federico II. Salve. Prego. Prego, grazie. Arrivederci. Allora, abbiamo adesso Insieme, inclusivamente sicuri e meglio, dell'Istituto dell'EDDA. Non c'è. Mi date un giorno. Prego. Salve. Foto, se vuole dire due parole. Non lo so, un ringraziamento, una considerazione. Noi, dico chi eravamo di parte, insomma, chi sono le scuole. Noi è un progetto interregionale, capofila all'Istituto dell'EDDA di Lecce, 4 scuole di Lecce e 2 di Quarto Sant'Elena della provincia di Cagliari. Abbiamo fatto un progetto piuttosto complesso. Abbiamo fatto tutta una serie di attività, più abbiamo costruito 12 UDA digitali, quindi ci siamo, oltre al discorso della sensibilizzazione per quanto riguarda il tema della sicurezza, abbiamo elaborato anche un modello per la costruzione di UDA digitali, che poi è stato utilizzato, abbiamo lavorato moltissimo e ringrazio un po' tutti. Ogni scuola aveva un suo gruppo di lavoro, eravamo più di 40 persone che hanno lavorato in maniera piuttosto... assiduamente, quindi insomma siamo contenti di questa premiazione. grazie mille. Allora, a questo punto Work, Based Safety, dell'Istituto Marconi. Non c'è nessuno? Ah, eccoci qua. Salve. Prego. Allora, a questo punto due parole sono necessarie. Niente, ringrazio. Prego. Ringrazio l'Indire per l'opportunità, è stato un lavoro che ha coinvolto 7 scuole
italiane, d'Italia, nel senso 5 della Lombardia, una delle Marche, una della Sicilia, e abbiamo sperimentato un'attività basata sull'alternanza tra scuola-lavoro e sicurezza. Grazie mille, grazie. Allora, chiamerei DVR Sociale, il progetto DVR Sociale dell'Istituto De Amicis. Non so, eccoci. Facciamo le foto? Prego. Io voglio ringraziare tutta l'equipe di Memory Safe, alcuni li vedo qui vicino a me, i primi due, e più che altro un ringraziamento ai nostri studenti che hanno collaborato a pieno, compreso una giornata intera come oggi. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Allora, chiamo il progetto SISA, Sicurezza e Salute negli Ambienti di Vita, dell'Istituto Canossiano Maddalena di Canossa. Buonasera. Prego. Questo è un po' complicato. Eccolo qua. Una bella foto. E grazie. Salve. Allora. Siamo con Student Teaching Upside Down Safety dell'Istituto di Savoia. Salve. Grazie. Allora, SICO, Safety, Health and Environment, Como, dell'Istituto Da Vinci. Salve, buonasera. Salve. A lei, salve. Ok. Abbiamo Safe School 2.0 dell'Istituto Tosi. Salve. Prego. Ringraziamo lo staff di Indire, chi ci ha dato la possibilità di fare questa esperienza bellissima. Grazie. Grazie, buonasera. Ok, allora chiamo la scuola, scuola Sì, cura, i quattro elementi per l'educazione alla sicurezza dell'Istituto Rossi. Non so, non lo vedo. Sono andati via. Ok, allora passiamo avanti. SOS Safe Chiocciola School dell'Istituto Labriola. Eccoci. Salve. Salve. Prego. Io vorrei ringraziare Indire per l'opportunità e dire che, diciamo, è capitata nel momento giusto. Io personalmente curo la formazione degli alunni da 10 anni ormai, senza nessun riconoscimento, ma semplicemente per amore della conoscenza. E questo progetto, diciamo, conclude il mio percorso con gli alunni, ma ne comincia un altro in collaborazione con la collega che si interessa dell'alternanza, perché stiamo valutando la possibilità di fare un percorso triennale sulla sicurezza. Quindi grazie per l'opportunità, perché questo per noi è uno stimolo ulteriore ad andare avanti. Grazie. Grazie. Allora, chiamo sul palco Safety School Model dell'Istituto Montorio. Montonio Romano, padre, padre Giorgi. Prego.
Prego, assolutamente. Buonasera, volevo ringraziare Indire, insomma, per l'opportunità e dire che ci ha fatto particolarmente piacere che ci abbia citato nel blocco dei modelli didattici. Devo dire che il progetto ha coinvolto tutta la nostra scuola. Noi siamo un istituto comprensivo ed eravamo in rete con altri istituti comprensivi e vi devo dire la gioia immensa di vedere i piccoli come hanno lavorato sul tema della sicurezza. È stato veramente uno spettacolo, dai piccolini dell'infanzia che hanno realizzato il gioco dell'oca, i percorsi in città, quindi è stato, abbiamo coinvolto i genitori, abbiamo coinvolto tutti, abbiamo lavorato tantissimo e ci fa piacere questo riconoscimento. Grazie. Grazie mille. Allora, chiamo il progetto Simulando Ratus Apprende, la sicurezza della scuola all'azienda dell'Istituto Berenini. Salve, buonasera. Salve. Prego, grazie mille. Allora, il progetto Officina Sicurezza dell'Istituto Niglio. Eccoci. Salve, buonasera. Prego. Anche noi vogliamo ringraziare l'Indire. Anche io sono un RSPP da 15 anni. Quindi. E finalmente ho avuto un riconoscimento. Grazie. Grazie mille. Allora, proseguiamo con il progetto Primi passi in azienda, in sicurezza, dell'Istituto Savoia. Eccoci. Buonasera. Prego. Grazie per l'opportunità. Volevo dire buon lavoro a tutti e arrivederci alla prossima a questo punto. Il lavoro deve proseguire. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, chiamo il progetto Insegnando Apprendo dell'Istituto Berlinguer di Ragusa. Buonasera. Prego. Ribadisco i ringraziamenti che hanno già fatto i miei precedenti colleghi, perché è stata un'opportunità formativa veramente ineguagliabile. Ci auguriamo anzi di avere un'ulteriore opportunità per riproporle ai nostri studenti. Grazie ancora. A lei. Buonasera. Allora, chiamo il progetto Tutti in Rete dell'Istituto Europa di Napoli. Eccoci. Prego. Niente, noi abbiamo fatto un progetto, eravamo circa 12 scuole in rete. Ringrazio la direzione regionale dell'INEIL che ha formato gratuitamente circa 1000 alunni, ci ha forniti formatori a titolo gratuito e quindi certo. Grazie a tutti. Grazie a lei. Ok, allora chiamo il progetto Articolo 35, Sicuri per Costituzione dell'Istituto Cantoni di Treviglio. Eccoci. Buonasera. La famosa. Prego. Volevo soltanto dire che noi siamo una scuola di agraria. E sono anni che ci occupiamo di sicurezza e lavoriamo in un ambiente difficile, perché abbiamo tante scuole, tante aziende, voglio dire, a condizione familiare, quindi piccole, dove la sicurezza a volte diventa un optional. E lavorare sulla sicurezza ci rende doppiamente felici, diciamo, in questo settore, che comunque registra il maggior numero di infortuni. Grazie ad Indire, grazie alla dottoressa Spriano, grazie a tutti. Grazie. Ok, allora chiamo sul palco il progetto Star Bene Me Lo Merito dell'Istituto Via Mar dei Caraibi di Roma. Buonasera. Salve. Buonasera. Prego.
Noi rappresentiamo tre istituti in rete, Mar dei Caraibi di Ostia, Amendola Guttuso di Ostia e la Buzzati della zona dell'Eur. Volevamo dire che noi per fare questo progetto ci siamo molto divertiti. Ci siamo divertiti noi adulti, si sono divertiti i bambini, abbiamo coinvolto i genitori e il personale ATA, compresa la segreteria. Devo dire che è stata un'esperienza interessantissima, perché noi abbiamo puntato sullo star bene a scuola, infatti si intitola così, perché per noi in quella zona è importante che i bambini, i ragazzi vengano a scuola e ci stiano bene, soprattutto vengano a scuola, quindi abbiamo puntato su un discorso rivolto a contenere la dispersione e l'abbandono. Grazie. Grazie mille. Salve. Allora, chiamo il progetto sicuramente tecnico dell'Istituto Corni di Modena. Prego. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io devo ringraziare innanzitutto la dottoressa Spriano che mi ha sopportato per tutte le volte che ho chiamato. È stata una bellissima opportunità, è stato bello lavorare con i ragazzi, ma quello che mi ha molto colpito è stato proprio vedere come cambia il concetto di sicurezza dal primo anno al quinto anno. Allora, noi siamo partiti chiedendo ai ragazzi che cos'è per voi la sicurezza, e non dico che abbiamo avuto risposte tipo quelle del filmato, ma quasi. Allora arriva un ragazzo il primo anno che ci dice: per me la sicurezza è il compagno che non mi ruba la merenda, e quindi capiamo che c'è molto da lavorare. È stato un lungo percorso, grazie alla dottoressa, e veramente ringrazio tutti. Grazie mille. Perfetto. Allora, a questo punto chiamo il progetto Il rischio dell'invisibile dell'Istituto Monza di Monza. Prego, non lo vedo. Eccoci. Buonasera. Prego. E ringrazio l'Indire per l'opportunità che ci ha offerto. La particolarità di questo progetto era l'apertura territoriale, in quanto le scuole erano appartenenti appunto a regioni diverse, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Lombardia, e aveva anche una connotazione estremamente verticale. Si partiva da un primo ciclo e fino ad arrivare all'Università LIUC, quindi veramente un percorso di vita e di formazione lungo tutta la vita. Grazie. Grazie mille. Grazie. Salve. Allora, chiamo il progetto SicurUp per una cultura della sicurezza sempre in rete dell'Istituto Amaldi di Roma. Eccoci. Buonasera, salve, prego. Ringraziamo l'Indire, scusate la voce. Per questo progetto in rete, solo nella nostra scuola La Maldi abbiamo coinvolto 17 classi terze, perché siamo una scuola numerosa, certo, e di molte classi. È stato un lavoro che ha permesso di trasformare l'istruzione in formazione, quindi creare un setting educativo in cui che si fosse formante, quindi di trasformare i comportamenti e gli atteggiamenti. Grazie. Grazie mille. Chiamo sul palco a questo punto il progetto SicurUp dell'Istituto Don Luigi Sturzo di Bagheria. Eccoci. Buonasera. Salve, prego. Grazie dottoressa Spriano, ma grazie a tutto lo staff dell'Indire. Grazie agli insegnanti, ai ragazzi della scuola, 800 i ragazzi coinvolti. Ma io vorrei dire qualcosa su questa giornata, dottoressa. Prego, prego. Questa giornata ci ha regalato ci ha consegnato alcune emozioni, penso, a partire dalle comunicazioni della prima parte della giornata, dottoressa Boda, quando ha fatto riferimento alla sicurezza dei nostri ragazzi, delle nostre scuole. E a me è venuto a pensare a due canzoni, una di Jovanotti, Io mi fido di te,
perché i nostri ragazzi quando vengono a scuola devono fidarsi del ministero, dei dirigenti, dei professori, di loro stessi, che devono essere vigili per rappresentare la cultura della sicurezza, che è anche cultura organizzativa. E poi ho pensato ad un'altra canzone, perché si è parlato di un percorso di legalità. Noi vogliamo chiamarla, scusate, in Sicilia, a Capaci, io vengo da Capaci, mi sono trasferito a Bagheria quest'anno, vorrei chiamarla la cultura della normalità, perché se c'è normalità c'è legalità. E la sicurezza sul lavoro, la sicurezza nelle scuole, sui posti di lavoro, deve essere normalità. Allora ho pensato ad una canzone di Giorgio Gaber che ci dice: non insegnate ai bambini. Guardate, una cosa molto delicata, non insegnate. E poi a un certo punto della canzone Giorgio Gaber dice: ma se proprio volete, insegnate la magia della vita. E allora i nostri bambini, ragazzi, devono imparare ad amare la vita, perché è il loro futuro, e solo così potranno essere futura generazione. Grazie all'Indire, grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Chiamo a questo punto il progetto Sicur Scuola dell'Istituto Falcone Fondo RAF di Palermo. Buonasera, salve. Dirito, prego, salve. Prego, prego. Allora, chiamo il progetto Educazione in Sicurezza dell'Istituto Darwin di Roma. Buonasera. Prego. È stata una bellissima occasione per sfatare luoghi comuni, per correggere errori istintivi, per far riflettere tutti i ragazzi della nostra scuola prima di recarsi nell'alternanza scuola-lavoro. Grazie di tutto. Grazie mille. Buonasera. Chiamo il progetto Safe Tools, strumenti innovativi per la sicurezza dell'Istituto Fiorentino di Battipaglia. Questi nomi. Prego. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare Indire, innanzitutto volevo poi precisare che il nostro progetto ha coinvolto due scuole pubbliche e una privata, nel progetto abbiamo anche coinvolto il comune di Salerno e Confindustria Salerno, abbiamo cercato di coinvolgere alcune realtà imprenditoriali salernitane importanti in modo tale che i ragazzi hanno potuto vedere sul campo quelle che è la sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno delle aziende, quindi è stata anche un'esperienza divertente per loro, cercando nel nostro piccolo di diffondere la cultura della sicurezza che parte ovviamente dai ragazzi piccoli per poi portarsela in avanti. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie. Allora, il turno del progetto Scuola Sicura con Cura dell'Istituto Galvani di Milano. Da morire. Buonasera, prego. Assolutamente. Innanzitutto grazie Indire, grazie dottoressa Spriano per la pazienza e l'assistenza continua. Vorrei solo dire che grazie a questa opportunità l'Istituto ha potuto attivare numerosi soggetti nel territorio, attivare processi, percorsi e anche produrre uno strumento che si sta rivelando tuttora utile per promuovere la formazione sulla sicurezza, un opuscolo che si intitola Parole di primo soccorso, che spiega in maniera semplice e accattivante tutte una serie di situazioni ordinarie, non solo straordinarie, in cui ci si può trovare
a casa, a scuola, nel tempo libero, e che fa da punto di riferimento per i bambini della scuola primaria, in questo momento in formazione, grazie a un accordo anche con la Croce Rossa, che ci ha permesso di pubblicare e di diffondere questo strumento che, ripeto, sta riscuotendo veramente un grande successo, e quindi noi siamo molto contenti di questo contributo e speriamo di partecipare agli ulteriori sviluppi che l'INDIRE vorrà promuovere. Grazie in mille. Questo ambito. Grazie. Grazie. Allora, chiamo il progetto Professione Sicurezza dell'Istituto Acerbo di Pescara. Eccoci qua. Buonasera. Prego. Grazie, questo progetto ci ha permesso di calare nella realtà scolastica proprio dove di un istituto tecnico, anzi due istituti tecnici, il discorso sulla sicurezza, collegandolo sia all'alternanza scuola-lavoro ma soprattutto anche all'inserimento nel mondo del lavoro, perché noi abbiamo potuto rilasciare le certificazioni sulla sicurezza ai nostri alunni che spesso poi dopo la scuola non proseguono gli studi ma si inseriscono nel mondo del lavoro. La cosa poi che ci è piaciuta forse di più è stata quella di coinvolgere anche un istituto comprensivo, con vedendo anche i ragazzi più piccoli interessati a qualcosa che potrà diventare anche una loro professione, perciò il titolo Professione Sicurezza. Abbiamo creato una app e anche uno strumento che potrebbe salvare la vita a chi si fa male quando sta da solo sul posto di lavoro, quindi speriamo anche in un'evoluzione proprio pratica del progetto Memory Safe. Sicuramente. Grazie mille. Eccoci. Chiamo sul palco il progetto Safety Game App dell'Istituto Sobrero, scusate, di Casale Monferrato. Buonasera. Salve. Salve. Prego. Intanto volevo ringraziare Indire per la splendida opportunità che ci ha dato. Ringraziare anche le altre due scuole che facciano parte della rete, l'Istituto Baronissi di Salerno e l'ITIS di Arezzo. E poi soprattutto è stato bellissimo vedere i ragazzi lavorare con entusiasmo alla progettazione di questa app, che fra l'altro è scaricabile anche dai maggiori store. Facciamo per telefonini. Uno spoiler. Okay. Grazie mille. Grazie a voi. Salve. Allora, chiamo il progetto Sicuramente in Sicurezza dell'Istituto Galilei Vetrone di Benevento. Eccoci. Buonasera. Oh, aspettate. Certo. Grazie a Indire per l'opportunità. Questo progetto ci ha dato l'opportunità di implementare il nostro curriculum, perché sono tre istituti tecnici per geometri che hanno collaborato insieme, hanno avuto opportunità di confrontarsi, tutto è passato attraverso la formazione in primis di noi docenti, la realizzazione di questa web community che ha fatto sì che i nostri ragazzi mettessero in rete esperienze, conoscenze e competenze, la realizzazione di questo prodotto finale, e permettetemi solamente di concludere nominando gli istituti, diciamo, partner di Galilei Vetrone: l'IS Alfonso Maria di Liguori di Sant'Agata dei Goti, l'IS Carafa Giustiniani di Cerrito Sannita, l'INDIRE, e poi abbiamo avuto come partner privilegiato il Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio. Grazie. Grazie mille. Salve. Allora, chiamo il progetto A Scuola di Sicurezza dell'Istituto Archimede di Taranto. Abbiamo? Non c'è. Mi sa che è già passato. Ah, ok, scusate. Ok.
nonostante gli occhiali non vedevo. Buonasera, buonasera, prego. Buonasera. Buonasera, sono Maria Teresa Stetile e sono il dirigente dell'Istituto Archimede. Io non posso che ringraziare l'Indire per questa bellissima iniziativa progettuale per la valenza educativa. E devo partecipare che insomma c'è stato un mutamento di incarico a livello dirigenziale, di conseguenza non sono stata l'artefice di questo progetto, però sicuramente la cultura della sicurezza è davvero una cosa estremamente importante, per cui questa giornata è stata per noi estremamente importante. E per me è un'occasione anche per esprimere grande applauso ai professori che hanno sensibilizzato i ragazzi verso l'attenzione per tutte le misure della sicurezza e soprattutto attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, dove veramente diventa è estremamente importante, propedeutico per tutto. Grazie. Grazie mille. Se posso aggiungere una sola cosa. Assolutamente. Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, noi ragazzi al fine corso per l'antincendio abbiamo fatto anche una prova pratica in campo con lo spegnimento dei fuochi e poi abbiamo dato la certificazione. Ah. Prego. Grazie a quelle certificazioni, quattro dei nostri ragazzi sono stati assunti immediatamente dalle aziende. Direi che continuiamo sulla ad andare buona avanti. Strada, allora. Grazie mille. E felici futuri. Grazie. Allora, a questo punto chiamo sul palco il progetto Orizzonte Sicurezza dell'Istituto. Non mi sono persa. Dell'Istituto Castelnuovo, scusate, Castronuovo di Potenza, ero rimasta indietro, prego. Vogliamo ringraziare l'Indire per averci dato questa possibilità di partecipare a questo progetto dove i genitori sono stati molto sensibili a far partecipare i figli dopo una settimana di lavoro didattico e quindi grazie. Anche se non sono presenti i genitori e gli alunni, ma li ringraziamo. Grazie mille, grazie. Salve. Allora, ecco il progetto Animated Based Safety Education dell'Istituto Morante di Firenze. Eccoci. Buonasera. Prego. Un ringraziamento sicuramente a Indire, un ringraziamento grande ai ragazzi e a tutte le scuole che hanno partecipato, anche al mondo del lavoro, gli esperti ci hanno permesso di creare questo cartone animato rivolto ai ragazzi più piccoli perché potessero cominciare ad apprendere fin da piccoli qual è il problema della sicurezza e quindi quali sono le necessità, anche crescendo, che poi dovranno affrontare su questo tema. Grazie. Grazie mille. Prego. Sì, grazie. Grazie, buonasera. Ok, abbiamo l'ultimo progetto da chiamare, è la scuola insegna, sicuramente insieme, dell'Istituto Cosenza, Istituto ITAS. Ok, di Cosenza. Buonasera. Buonasera. Prego. Salve. Intanto a nome di tutte le scuole che hanno fatto parte della rete, noi eravamo capofila, vorremmo ringraziare l'Indire e l'organizzazione tutta per questa importantissima opportunità. E aggiungere che vista anche la risposta così positiva da parte degli studenti, noi abbiamo pensato successivamente di ampliare la distribuzione di questi contenuti con una web app che abbiamo voluto realizzare proprio per sottolineare quanto questi contenuti, queste tematiche era stato così sentite ed era necessario ulteriormente rafforzarne la divulgazione con una web app che abbiamo realizzato successivamente, recentemente. Grazie ancora. Grazie a voi. Prego. La tutela e la salvaguardia della salute
in ogni contesto, sia quotidiano che lavorativo, naturalmente per noi diciamo docenti non è una novità, però con questa esperienza abbiamo potuto utilizzare delle metodologie diverse. Noi infatti abbiamo utilizzato un pool multimediale Open Mind, che in realtà ci ha portato a interessare maggiormente gli alunni, a renderli partecipi. Ma voglio dire, ringrazio per questo premio, però penso che, essendo gli ultimi, a chiusura dico che il primo premio ce l'ha ancora una volta la cultura e il sapere. Grazie mille. Grazie. No, l'ho fatto? Ah, è arrivato. È arrivato un'altra scuola che chiamo subito. Allora, era la capofila del progetto Sicuri verso il futuro. Eccoci qua, sì, dell'Istituto Santinella di Commenda. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi, vi auguro una buona giornata e a presto. Grazie mille.